Le cosse scoppiate come cosa sarebbero? Sono semplicemente aperte in questo forno al vapore che è progettato, si chiama cucina anaerobica, quindi in essenza di ossigeno, che vuol dire che mangerete un prodotto cotto ma conservando tutte le proprietà organolettiche del prodotto, e lei se ne è accorto, giusto? Di totano sono composti da piccoli pezzettini di totano tagliati a cubetti, vengono speziati, panati e li mettiamo in piastra. E questa è la vera novità dello street fish? Speriamo che sia questa. Maestro fornaio, lo street fish con la carne di cavallo, insomma, c'è un po' di confusione o sbaglio? No, non c'è confusione, intanto cerchiamo di dare l'alternativa, perché non tutti mangiano pesce, anche se è street fish, ma l'alternativa di carne la devi dare. Noi abbiamo deciso di fare la carne di cavallo perché ci siamo ispirati un po' al vecchio film di Gigi Proietti, La Mandragata, presentando tre versioni di pane, un pane alla curcuma, un pane ai cereali e un bun bianco. Tutti e tre farciti con carne di cavallo, stracciatella e valeriana. Quindi sono, come nel famoso film, King, Soldatino e D'Artagnan. Lo chiamate kebab, ma è un gelato di cioccolato? Un gelato alla vaniglia, al cioccolato, con riccioli di cioccolato puro. È una piadina che si chiama pita, perché è particolare, è un po' speziata, per richiamare il gusto del kebab rustico, diciamo. E questo è? Il panino con la caponata di spada. Ingredienti? Subito, capperi, pinoli, cipolla, sedano, pesce spada ovviamente, e poi ci sono le olive nere e viene poi aggiunta la salsa di pomodoro, sfumato con aceto e zucchero. La limone, scarola e gamberi. Non è una semplice crocchetta. No, è fatta proprio con le patate. Fatta proprio con le patate, il salmone è marinato da noi e l'erba cipollina che c'è dentro viene coltivata nelle nostre campagne. La braciola di pesce spada più messinese di così non si può. Non si può, assolutamente. Questo è il top del top. Poi dentro una brioche? Ha la forma della brioche, però è sempre un panino. E naturalmente al pesce lei preferisce sempre la carne? Sempre, sempre la carne. E questa che carne è? Carne di suino, spalla e coppa di suino cotta a bassa temperatura, affumicata per circa un 12 ore e poi viene sfilacciato e fatto un bel panino. Si mangia bene anche in riva al mare? Sì, soprattutto in riva al mare, soprattutto nello stretto.